Questo è l'inizio di un nuovo backstage. Ringraziamo Giulia che ci ha portato le caramelle. Grazie Giulia. Giulia, visto che ci hai regalato le caramelle, ti ho portato un regalo per te. È tutto tuo, mi raccomando. Cosa state facendo? Surri, cosa stai facendo? Ma chi l'ha comprata? Cos'è? E va via anche la luce. Adesso te la ridò. No, grazie. Poi non so perché, ma ho come l'impressione che questo pane non sarà per noi. Non so perché. Aggiuntalo di mangiare. Sarà il nostro migliore amico questo microonde. Il mio mi sa che deve starci ancora un po'. Vuoi mettere anche tu? Facciamo insieme. Vediamo se gira. Oh, grazie della luce. Il microonde non funziona più tanto bene, purtroppo, quindi andiamo i pomodori e mozzarella. Poi abbiamo la pasta fredda, completamente. Questo vlog uscirà fra? Questo vlog uscirà fra 77 mesi. Fanno poco. Perché racchettoni è uno sport che si fa in spiaggia. In vacanza di sabbia c'è da tazzo. Vai! Allora possiamo iniziare, ragazzi. Cerchiamo le nostre posizioni. Corri, 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 corri. Raga, dovete fare come all'oratorio con le lettere. Vedete, vediamo anche le lettere arrivate, dai. Ma devi gridarla. No, ma non è quando cade che... No, è A, B, C, D per vedere se arrivi alla Z. Vai, vai, vai. C'è. No. Quella è la parte giusta. Vai, vai. No, poi Alberto non si incazza per niente per le sue cose. Bello, però tira dritto. Ragazzi, chi è che gioca? Oh, Antonio. Una cosa veramente che mi preoccupa è che laggiù divertiti tu, grazie. Perché state sminuzzando le cipolle? Ci piace, ci diverte. Ma non sono per un ragù, come ha detto lei. Sì, sì, sì. Ok, a posto. Farò finta di crederci. Mutega! Oh, oh. Benvenuti su Epic Meal Time. Io sono Harley Morenstein. Ok, basta, basta. Dicono che una mela al giorno tolga il medico di torno. Però il problema è che questa è una cipolla. Ma che schifo. Ma che schifo fai? Ma veramente? Ragazzi, per favore. Ce ne andiamo. Mi ha fatto un po' di casino. Giusto un po' di casino, non tanto. Quanto sarà felice Valentina di dover pulire. Mamma mia, che te lo dico a fare. Mamma quanto puzzi. Grazie. È lo de cipolle. Pausa croissant. Buon. Surri ha ufficialmente rotto il tavolo di social face. Complimenti, Surri. Lo so. Guarda, lo stanno trattando. Ma cosa stai facendo? Io niente. Cos'è quel coso? Ripaga il tavolo. Caccia i soldi. Dai, che fai il youtuber, c'è un botto di soldi a parte, dai. Ciao zio di Favi. Ma scusa, usi soldi di social fake. Mi hanno detto che nella vita potevo diventare quello che volevo. Quindi sono diventato un dannatissimo squalo. Siamo ancora alla prima giornata. È tardi, è la sera tardi. Stiamo facendo un po' di ritardo su tutte le cose. Ma è il primo giorno, quindi ci sta. Sta venendo tutto veramente figo. Molto, molto figo. Poi quando arriverà Sasha sarà ancora più divertente. Surri, lo sai questo che non lo posso mettere nel video, vero? Mamma mia. Ragazzi, vi dico solo che c'è del latte sulla fotocamera. Abbiamo fatto una sfida con questi. È stata molto traumatizzante, non sto scherzando. Mi brucia tutto, mi bruciano anche le orecchie. Ragazzi, mi sta bruciando tutto. Ho bevuto un litro di latte di capra. E tra poco faccio bene. La cosa divertente è se dicevano: raga, non ha registrato. Ma che fine, totalmente no. Perché due erano già usciti. La sfida sarà sta morendo. Solo uno si salvava. Ah, adesso giocate in tre. Ah, ok. No, raga, brucia. Apposta per i pattugli. Che era differenziato. Mangi bene. Era meglio che mi ritiravo prima, no? Andiamo, va. Andiamo a fare sto gameplay. Raga, io sto sudando. Questo non è acqua, è sudore. Ti faccio rivedere una cosa che mi sa che... Secondo me io c'ho l'ematoma sulla schiena. E papà si è fatto male. È gonfio, eh? Sì. Non mi fa tanto male, però... Devo vomitare, raga. È rosso? È rosso o è nero? È rosso. Ovviamente, l'ultimo gameplay del giorno. Poi andiamo a casa, non funziona. In realtà non so più neanche che ore sono, ho perso la cognizione del tempo, sto sudando freddo, sono le 9:24, devo ancora editare video per domani. Sono fottuto. La prima giornata, raga, è finita.
se Dio vuole. Devo andare a casa, sono stanco morto. Ora aspettate che andiamo nel nostro camerino. No, raga, giuro che non è come sembra. Ma il cazzo sopra. Non è come sembra, papà. Scusate. Voi pensavate che fosse finita, eh? Ebbene no, intanto vabbè, c'è Masarone che gioca con le macchinine, non chiedetemi perché. Qui c'è tutto il set vuoto, che visto così con nessuno qua che gira con le fotocamere è molto più piacevole, perché c'è la quiete, il silenzio, puoi fare quello che vuoi. Sono le 11 e... 11 e un quarto, dobbiamo ancora tornare a casa. Io probabilmente non cenerò a sto punto. Non va avanti e indietro? O va solo avanti e indietro? Va solo avanti e indietro, non gira. Figo. Tutte le luci sono spente, quindi inizia quasi a far fresco, visto che durante la registrazione è tipo una sauna qua. Guardate bello questo, c'è il Piru Piru di Vegas. Gigante. E c'è anche, questo Piru Piru. Avete visto questo? Tadam, super ciambello, ne ho gonfiato io. Io con la mia bocca. Questo è il nostro garage, guardate quanto è carino. E questa è la stanza degli esperimenti. Ciao a tutti i cacciotti, sono Real Power. Ma che cazzo. Vieni, facciamo due tiri. Eccoci. Ma porca. E ora? Attenzione. Mazzarone. 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 Bello sto pallone. E tutto il giorno faccio avanti e indietro sotto alle scale. Che ne dite, è un problema? Tutti dicono qua che porta sfortuna, ma io sinceramente non sono per niente scaramantico. Guardate. Cosa stai facendo? No, meglio di no. Gli esperimenti. Meglio di no. Se penso che questa è solamente la prima giornata di registrazione, un po' mi vengono i brividi per quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Faccio il tiro della vita. Più o meno. Però che palle, eh. C'ho il frigo. Sto per dire vuoto, non è vuoto. Madonna che puzza di cipolla. Ci vediamo a letto o domattina, ciao. Buongiorno raga, secondo giorno di riprese, 4 ore di sonno, andiamo. Bella raga, siamo arrivati. Bella bambola che avevo lasciato qua. Ma dai, l'hanno tolta, infami. Dai su, andiamo a far colazione, va. Dov'è la colazione? Qua. Ah, viene anche papà. Vi ricordate che si era fatto male, ecco. È completamente bloccato oggi. C'ho una palla dietro la schiena. C'ho una palla dietro la schiena. Buongiorno. Ah, ma sono quelli cornetti. Ma che cagata. Cioè fanno veramente cacare. Non comprate queste cagate che sono vuote. Il caffè è bollente. Mi è caduta l'albicocca appena riscaldata il microonde sulla mano. Mi sono ustionato. Favice in ritardo. Non va bene. Favice in ritardo, cosa ne pensi? Oh. Ecco, giusto. No, no, bello, sei andato in marshmallow, tu pensi di fregare. Dai, sì, secondo. Perché? Non è giusto! Non mi fa piacere. No, dai, è più bello di tutti, sempre. Ma questo è bellissimo, eh. Vai, vai, vieni te. Sono curioso di leggere, figato. Dai, in questo lo indovini. Va bene. C'è mai. La prima challenge è andata. Posso solamente dirvi che è stata abbastanza disgustosa, ed è il termine adeguato. Ora il computer è qui che sta caricando il video. Sono riuscito a editarlo prima mentre aspettavamo di registrare. Si parte col secondo blocco di oggi. Ciao Giorgio. Vaffanculo. Ero di cuore, eh. Ho modificato una delle manine che ci davano a disposizione. Oh my god, si è spento. Bene. Godo. Andiamo a offendere un po' di gente. Ma come dite? Non vi avevo annunciato cosa sarebbe successo? Bene. Provate ad immaginarlo, dai. C'è del giallo. C'è Vegas. Vegas ha spappolato Suri addosso a me. Ha ammazzato. E il sangue di Suri, come sapete, è giallo. Sì, i miei piedi sono un po' improvvisati. Sono l'unico sporco. Non si sa come sia possibile. L'unico sporco. Avrò la mia vendetta in questa frittata o nell'altra. È giunto il momento di farsi una bella doccia. Eh sì, mi avete sporcato tutto, quindi andiamo a lavarmi. Non posso portarvi sotto la doccia, quindi ci vediamo dopo. Mi sono lavato, non avevo una doccia ma nel lavandino, perché era l'unica opzione. Una cosa è certa, la puzza di uovo per almeno una settimana penso che non se ne andrà. E vabbè, capita. Andiamo a mangiare. Che bontà, era rimasto solamente questo. Farro, puzzolente e con le cose sane, le verdure. Lo mangio lo stesso. Devi solo inquadrare in Vegas che schiaccia l'uovo in testa su. Quindi devo venire a riprendere questa cosa? Non puoi. Perché Stefano mi ha detto vai e riprendi questa cosa? Sì, è la mia maglietta preferita. È arrivato uno schizzo per me. Andiamo. Pulitura confessionale e via. Buffo vedere come ogni volta siamo in accappatoio perché succede qualcosa. Che è successo? Ti devo... Ah, dobbiamo coprire le marche perché non ci pagano. Ok. Ok. Perché non ci pagano. Giusto. Ciao. Non è una foto?
No, è un video. È uno youtuber, non è una Facebook star. Anche questa giornata di social face è terminata. Siamo a 2 su non so quante, quindi ce ne saranno tante altre. Spero comunque vi sia piaciuto questo video. Non so quando fare i tagli, in realtà non so neanche quanto durerà. Quindi vi saluto e basta. Ci vediamo domattina. Ciao.